Buonasera cari amici di Dopocena, benvenuti nel salotto rosso di Fano TV, che questa sera sarà inondato di eleganza, di classe, di buon gusto e soprattutto di emozioni, perché come avete potuto vedere dalla soggettiva larga della nostra regia, il nostro studio è presenziato da degli abiti da sposa bellissimi, quindi parleremo di questa cerimonia, anzi la cerimonia per antonomasia, perché forse tra tutte le cerimonie che possono attraversare la vita di una persona, quella del giorno del matrimonio è sicuramente quella che rimane di più nei cuori e soprattutto anche perché ci sono dei passaggi chiave in questa cerimonia, in questo momento, in questo giorno. E uno dei passaggi chiave, soprattutto per la donna, naturalmente, è la scelta dell'abito da sposa con la quale arriverà all'altare. Allora, per fare questo parliamo di abiti da sposa con la sposa di Eugenia. Dopo capiamo anche perché questa dicitura, insomma, riveste un'importanza essenziale nella filosofia dell'atelier. Lo facciamo con Luciano Taviani e Roberto Taviani, titolari di La sposa di Eugenia. Buonasera. Benvenute nel salotto di Dopocena. Una di voi c'è già stata, ha più familiarità, vabbè. Luciana. torna per la seconda volta, sì, insomma. Con piacere. Ecco, naturalmente. Ci avete portato due abiti da sposa stupendi, di cui parleremo poi, insomma, compiutamente nel corso della puntata. Però iniziamo, insomma, come si dice, dalla storia, da quella che è la storia vostra di, insomma, 25 anni di presenza a Fano. Con questo atelier che ha vestito spose da tutta Italia e anche soprattutto fanese. Sì. La storia della sposa di Eugenia, che storia è? La storia della sposa di Eugenia è una storia molto bella, romantica al tempo stesso, perché proprio quando mia mamma sposò mio padre, o nostro padre, andò a vivere a Roma, dove conobbe una signora che lavorava in una delle più grandi sartorie di Roma, dove facevano proprio abiti da sera, quindi con un certo stile anche di alta sartoria, e imparò un mestiere d'oro, perché lei lì trovò la sua massima espressione di creatività e da lì non si fermò più. Le applicò anche a vari altri materiali come la maglieria, quindi passò attraverso la lana, vari tipi di tessuti, anche per il prêt-à-porter. Poi un giorno incontrò una grande fabbrica di abiti da sposa e se ne innamorò. Da lì, quasi 30 anni fa, cominciò a fare abiti da sposa, e con la sposa di Eugenia, che adesso il 4 di gennaio compirà 24 anni, non si è più fermata. È andata, insomma, avanti per la sua strada. Allora, Roberta, la sposa di Eugenia, diciamo il perché di questa la sposa di Eugenia. La sposa di Eugenia sta proprio a significare la sposa, cioè l'unicità che per noi ha e l'importanza che per noi ha la sposa. Molti rappresentanti, aziende così che hanno a fare con noi si sbagliano e dicono le spose di Eugenia. No, è la sposa. No, la sposa, no, perché siccome ho avuto 2 o 3 cicchetti anch'io nel fuori onda su questa cosa, è giusto che la specifichiamo. Sì, no, ma proprio perché molta gente si sbaglia, non sei stato l'unico. Ecco. Proprio per questo, le spose, no, la sposa di Eugenia, l'unicità della nostra sposa, che per noi la sposa è la persona, capito? Quindi è unica, è sempre unica, anche perché le nostre creazioni sono uniche. Noi facciamo proprio abiti su misura, su idea, su soluzione, oppure anche quelli della nostra collezione, che sono tutti unici. Non facciamo mai 2 abiti uguali. E quindi ecco perché, cioè, la sartorialità, la sì, personalizzazione dell'abito è il vostro punto di forza, il vostro core business, perché voi, insomma, create anche giustamente nel vostro atelier, disegnate, insomma, avete naturalmente il vostro da fare, ma quali sono, insomma, i plus della vostra azienda, tessuti, ricercatezza, cosa sono, qual è la linea, diciamo, che contraddistingue le vostre creazioni? Noi giriamo molto, innanzitutto. Giriamo tanto, le fiere per, diciamo, le firme più prestigiose del settore cominciano ad esporre i loro prodotti ad aprile dell'anno solare. Quindi, diciamo, ad aprile 2016 già noi cominceremo a girare un po' per il mondo e vedere quali sono le tendenze.
Il mese prima o giù di lì, adesso quasi si combaciano, ci sono delle fiere invece proprio specifiche per i tessuti. Quindi andiamo sempre a cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare, che possa essere il colore, che possa essere il materiale stesso. Adesso abbiamo trovato dei materiali molto nuovi che si vedranno un pochino più sfruttati sicuramente nelle collezioni del 2017, quindi noi andiamo un pochino ad anticipare. Certo. Siamo fortunate proprio in questo, perché anche quando dei rappresentanti capitano in negozio con dei materiali che ci fanno un pochino sognare, cioè viene tutto di getto, il materiale poi concretizza l'abito, quello sì. Quindi partite dal tessuto, dalla materia prima, e poi ci lavorate attorno, insomma, come progetto. Sì, parte tutto dal materiale che ti fa nascere l'idea. Ecco, però quello che voleva dire mia sorella è che da noi le mode e le tendenze sono sempre anticipate rispetto a tanti altri negozi, perché noi compriamo i materiali e immediatamente facciamo la nostra collezione. Invece, diciamo, le aziende produttrici comprano i materiali, ma la collezione esce dopo 8 mesi, 9 mesi, anche dopo un anno, quindi è per quello che da noi abbiamo sempre la tendenza anticipata. E quindi, insomma, le spose che vengono da voi per scegliere l'abito sono spose che hanno, come dire, un'uscita quasi in anteprima, insomma, su quello sì, che sarà il prosieguo della moda in ambito di cerimonia. Sono sicuramente le spose più particolari, perché comunque ci sono sempre due fasce di spose. C'è la sposa che è un pochino più classica e preferisce mantenere quella che è la linea della moda della stagione di quell'anno, e c'è invece la sposa che invece vuole assolutamente qualcosa di fresco, innovativo, unico e molto personale. E allora lì escono fuori dei lavori che fanno un pochino la differenza. Ecco, il giorno del matrimonio è un giorno che viene ricordato anche dal punto di vista iconografico, ci sono delle immagini che parlano di quel giorno, e quindi queste immagini parlano anche attraverso quello che noi ci portiamo addosso, per cui l'emozione, la sensazione, no? Questo sta alla base della scelta di un abito. Sì, penso che voi, no? È importantissimo, perché si deve scegliere, si deve comprare un abito che ti caratterizza e che ti personalizza, ma che ti rende unica, però ti deve rispecchiare. Deve essere un momento in cui il tuo carattere, la tua personalità, penso, viene esaltata, insomma, in uno degli abiti, insomma, più importanti della propria vita. Come veicolate un po', insomma, le scelte, anche se è il caso di veicolare le scelte della cliente, perché immagino che ci siano clienti che vengono con un'idea ben precisa, ben fissa, e invece quelle che giustamente si rivolgono a voi perché sanno cosa c'è nel vostro atelier e si affidano un po' alla vostra creatività, al vostro estro. Il percorso è semplice, nel senso che si guarda la persona e si cerca di capire la sua personalità. Un po' il nostro aspetto fisico ha la prevalenza, diciamo, di primo impatto, quindi la fisicità, la luminosità del viso, le espressioni, i movimenti, questi già aiutano a capire che tipo di carattere è la persona. Poi si va a capire che tipo di matrimonio invece vuole fare, perché un conto è, non so, arriva la sposa che ha il matrimonio in cattedrale, al Duomo, l'altra che invece magari preferisce farlo sul prato verde del ristorante. Noi abbiamo delle bellissime ville, per cui spesso fanno i riti civili direttamente lì. Quindi sicuramente si parte da quello che è un pochino la cerimonia e personalizzarla alla persona. A volte c'è un po' di confusione, altre volte invece, dopo un po' che si prova, magari si può dire: mi lasci provare? Proviamo qualcosa di diverso. E allora lì ci si incanala. Spesso c'è tanto entourage, quindi nasce un po' di confusione. Consiglio sempre pochi ma buoni. Pochi ma buoni. Sì. Mamme, zie, fratelli, sorelle. Sì, no, ci sono ragazzi che sono arrivati anche in 10. In 10? Però sono... Sì, questo è difficile da gestire, perché già bisogna capire, no? Estrapolare il carattere, capire cosa si cerca, personalizzando, cioè proprio tirar fuori il sé per poi mettergli, certo, l'abito. E quando ci sono tante tante persone di fiamme, questo non mi piace, questo si va in confusione totale. Sì, sì, sì. Perché io immagino, insomma, che una ragazza che magari
no, si vuol sposare e vuol creare insomma un'emozione nelle persone che la vedono, perché poi è questo, no? L'ingresso nella chiesa, sì, l'emozione, la sposa, sicuro, consigliamo... vedere com'è vestita la sposa, cioè, certo. Quindi uno parla anche attraverso l'abito che si mette addosso. Assolutamente. Noi consigliamo comunque di venire con due, tre persone, capito? Perché se non altro la prima volta che si sceglie l'abito, poi uno può portare chi vuole. Ecco. Però è quel momento lì, un momento molto delicato, è un momento intimo, familiare, è un momento dove si tira fuori se stessi, quindi magari uno si può anche, no, avere... Certo. È bene sempre affrontarlo con poche persone, pochissime. C'è stata qualche buona la prima? Provato su... Oh sì! Sì! Sì. Sì. Perché sennò... Sì. Più di quanto uno pensi. Ah, ecco. Ah, sì, sì. Ed è bellissimo, è e fa strano a tutti, eh? Perché poi dopo allora aspetta un attimo, si accantona sì. E dice, va, vediamo anche qualcos'altro. Però tanto si torna lì. La prima sensazione è quella. È quella. Sì, sì, sì. Invece qualcuno che va fatto in mattire in modo particolare? Sì, cioè... le insicure ci sono, come no, sicuramente, ma tante volte anche voler far del meglio per forza implica, no? Implica tante... decisioni sofferte. Sì. Lì invece sì, sì, intervenite voi con la vostra, insomma, col vostro mestiere, con la sì, vostra esperienza. Sì, e in questo Luciana è veramente brava, ah, ecco, sta a cogliere l'animo. Tu sei la, sì, sì, la psicologa del... Sì, mi piace osservare, mi piace guardare e mi piace soprattutto rispettare le persone, no? Tanto se arriva un certo tipo di fisicità e di impressione, comunque va vestita in un certo modo, secondo me. Ci sono delle ragazze che molto spesso non sono abituate a vestirsi, a mettersi il tacco, tantomeno a truccarsi alcune. Invece magari uno che ha un pochino l'occhio già le vede trasformate per quel giorno e quindi cerchi di rispettare comunque quella personalità. E questo è importante. È importante perché poi ecco, la personalità poi non venga troppo stravolta, cioè no, deve mai essere un accompagnarla a un giorno importante, però che sia sempre se stessa, pur connotandosi con una verissimo particolarità che è quella dell'abito. Insomma. Le tendenze al momento, visto che voi cavalcate sempre la tendenza, sarete aggiornatissime, quali sono in questo momento? Le tendenze sono questi colori pastello, infatti questa è proprio un'anticipazione della nostra collezione 2016, la sposa di Eugenia Privé, che presenteremo in esclusiva la prossima settimana. Questa settimana. Domenica. E appunto sono questi colori pastello, sfumature, toni caldi e anche morbidezza, fluidità. Quello che è tornato in auge quest'anno sono le scollature profonde come questo abito. Quindi e questo abito qui che è alla mia destra è un'esclusiva, un'anteprima esclusiva che abbiamo regalato a Roberto e Luciana ci hanno sì, voluto sì, regalare sì, per questa puntata di dopo cena, quindi sì, un'esclusiva assoluta, quindi anche a dopo cena ci sono le esclusive, per cui sappiatelo. Ci faceva piacere. Teniamo, perché è sempre un grandissimo piacere stare in questo salotto, quindi una chicca ci voleva. E invece quello che avete al vostro fianco è un abito, se vogliamo, un po' più che richiama insomma, la tradizionalità con un tocco comunque molto moderno e molto particolare. Questo è uno stilista davvero eccezionale, Rino Patruno, made in Italy, con un'accuratezza sia nel taglio che nel design veramente originale. Adesso mi spiace che dietro non si possa vedere, ma ha una schiena completamente nuda. Proviamo a girarlo un po'. Sì, sì, tanto se... il cameramendino si... ha una schena nuda favolosa. Se lo giri ancora un po' di più a favore di camera, vediamo. Perfetto. Oh, che spettacolo. Sì, è veramente piena bello di luce, delicatissima. È uno spettacolo veramente già da su al manichino, quindi immagino che indossato a una sposa sia veramente sì, importante. Sì, è molto molto bello. Infatti la cosa che mi ha colpito di questi due abiti sono i bustier, cioè hanno dei bustier molto lavorati. È una prerogativa proprio dell'abito da sposa, ecco, vedere la parte superiore un pochino più ricamata e più lavorata rispetto alla parte della gonna, diciamo, ecco, è proprio una prerogativa degli abiti. Poi ci sono anche quelli che sono completamente lisci, perché no? Certo. Però impreziosire la parte alta proprio a noi, alla sposa di Eugenia, piace. Piace, ecco. Piace tanto, sì, noi siamo amanti di pizzi
Abbiamo in negozio dei pizzi francesi, preziosissimi, bellissimi, proprio... Mia madre poi è una patita di pizzi. E quindi insomma... Sì, ce l'ha trasmesso in pieno questa cosa. Va bene. No, anche perché io venendo un po' dalla fotografia mi rendo conto, osservando i lavori dei vari fotografi, che molto spesso tante foto sono proprio con il cosiddetto piano all'americana, quindi esatto, dal busto in su. E quando la sposa ha un po' di luce, effettivamente il viso si irradia, è tutto più bello, quindi è anche più scenico. Ecco, la personalizzazione del capo come avviene? Ecco, parliamo anche un po' di questo percorso, perché è bello anche svelare un po' il vostro lavoro, la vostra opera. Fantastica mia sorella, perché è anche modellista, quindi... Allora, fantastico, bellissimo. Sì, diciamo che io la maggior parte del mio tempo in negozio lo trascorro nel laboratorio. Ecco, sei lì. Diciamo con il metro al collo, sì, col centimetro al collo. Da noi si può noi siamo rimasti uno dei pochissimi laboratori, forse credo l'unico laboratorio, ecco, nella nostra zona, nel negozio con laboratorio interno, quindi questo ci rende uniche e interessanti. Le nostre clienti, le clienti che lo sanno, le spose che vogliono e cercano qualcosa di particolare e di su misura, si rivolgono proprio a noi, perché dopo 24 anni insomma certo, diciamo che molte clienti ci conoscono già, vengono proprio per questo. E si prende le misure e si crea, io prendo le misure e si crea prima un modello in carta e poi da quello si fa il corpetto, proprio l'abito su misura, ed è una cosa bella. Sarà che a me piace, però è bellissimo proprio stendere le stoffe, tagliare il modello, cucirlo, realizzarlo, poi quando lo vedi addosso alla cliente è una soddisfazione immensa. Perché uno c'ha nella testa, sì, certo. Molto spesso anche quando proponiamo le nostre idee, i nostri modelli anche su carta, a volte oppure davanti alla cliente, a volte si fa proprio il disegno, lo schizzo. Perché io ti vedo così, 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 e poi si va a realizzare, è bellissimo. È molto spesso noi ci facciamo i complimenti a vicenda prima che la sposa lo veda, perché ci esaltiamo in questo, quello è vero, immagino. Specialmente quando sono cose nuove e particolari. Però le nostre clienti rimangono spesso colpite dal fatto che alla prima misura già vedono il vestito col pizzo, il corpetto col pizzo, la gonna già, magari manca l'orlo, però, sì, però... Rimangono veramente colpite da come vedono avanti l'abito, magari... Nella mentalità di tante persone, specie qui da noi che c'è una mentalità molto sartoriale, probabilmente non si è abituati ad andare dalla sarta a fare la prima misura e vedere così avanti il proprio abito. Invece da noi ormai abbiamo acquisito un metodo di lavoro molto sicuro, molto veloce. Sì, quindi... Che tempi, visto che parliamo di velocità? Cioè, ecco... Noi di solito con 3 o 4 misure consegniamo l'abito. E quindi insomma, questo è... Per cui si può creare l'abito tout court da zero, ma anche lavorare su capi già che voi avete in casa. Sì. Quindi anche lì si può personalizzare? Certo, noi abbiamo... Fatto una domanda scontatissima. No, non è scontata. Noi essendo sartoria abbiamo in magazzino... Diciamo, tra virgolette, tutti i tipi di stoffe che poi le aziende usano nei loro abiti, quindi se uno vuole aggiungere un fiocco, se si vuole fare una rouge, se si vuole creare un dettaglio, noi abbiamo sicuramente tutto in casa per poter far questo. Tante volte anche dei coprispallini, abbiamo le stoffe identiche perché... Avendole comprate quasi un anno prima, insomma... La produzione, c'è solo, nel senso che un abito che magari ha una copertura e la sposa invece lo vuole a cuore, o comunque delle spalle scoperte, oppure il contrario, l'abito non prevede una copertura, invece la sposa ce lo vuole, perché così magari per la chiesa, quindi per il rito, comunque in sé, preferisce avere un décolleté coperto con delle trasparenze di pizzo, tipo così, e poi invece per il ricevimento avere un abito che ricordi più un décolleté dell'abito da sera. Quindi anche questo variare, a volte le gonne corte che sembrano lunghe e poi diventano invece corte. Cioè, insomma, il cambio d'abito o comunque il cambio del dettaglio o un total look viene spesso preso in considerazione da noi, proprio perché riusciamo a fare delle cose un pochino più diverse. Perché c'è la cerimonia e poi c'è un prosieguo della cerimonia, sì, quindi magari lo stesso abito si può... C'è la cerimonia che, no, stessa della chiesa che...
nella quale bisogna essere impeccabili, certo, un po' coperte, un po' velate, e poi invece durante la cerimonia al ristorante si scatenano le emozioni. Il ricevimento è una festa, quindi giustamente un abito concepito per, esatto, la chiesa mal si adatta forse a certe situazioni, sì, nel ristorante. Sì, cioè, non è che mal si adatta, però, magari comunque, uno al ristorante vuole essere più libero, più sciolto, no? Da noi ci sono tanti balli. Da noi si balla. Si balla apposta. Sì, è vero. E quindi, più libero così. Ma su cosa si lavora in questo momento come tendenza? Sui volumi, sulla pulizia del disegno? Quali sono i must in questo momento per l'abito da sposa? Se uno vuole essere, insomma, molto avanti. Trasparenze, vero Roby? Sì, trasparenze e molto romanticismo. Cioè, è ritornato non volumi in eccessivi, niente volumi eccessivi, non proprio la via col vento, principessa Sissi per intendersi. Con questi volumi immensi, questo no, è diventato molto molto più raro. In realtà, ecco, volumi, forme a cono, che comunque, anche se movimentate, ricordano e mantengono una loro struttura un po' a cono, quindi vari tipi di coni, se così, certo, possiamo chiamare, sono abiti scivolati con a volte un po' di sostegno, dei lavori che danno un po' di volume e leggerezza, altre volte invece che scendono proprio lineari, ma in realtà con il movimento si apre una leggerezza unica, perché comunque sono... Beh, immagino che poi vederli indossati sia anche un'altra cosa, sul manchetto. Vederli indossati si capisce il movimento, si capisce la fluidità dei tessuti, certo, comunque il must è questo, morbidezza e fluidità, però non mancano comunque i vestiti ampissimi, perché vaporosi, va sempre tutto e il contrario di tutto. Infatti questo era insomma allo scopo della mia domanda, capire se c'è una moda che viene presentata anno per anno, o comunque nella cerimonia c'è comunque un vero ma non vero, nel senso che certe cose ci sono sempre. La tendenza c'è sempre. C'è sempre. la tendenza c'è, è seguita dalla moda sui giornali, sui vari giornali del settore, e ovviamente si vede anche su internet, basta fare delle ricerche, si capisce qual è la tendenza. Però ovviamente nei negozi non deve mai mancare niente, cioè nel nostro negozio non manca mai niente, dall'abito ampissimo gypsy oppure dall'abito semplice scivolato. Richieste strane che vi sono arrivate? Senza fare nomi e cognomi, una cosa un po' inconsueta che non vi è detto, vabbè, la faccio. Ma guarda, da noi c'è lo strano? C'è, voglio dire, noi lo classifichiamo come strano? No, facciamo fatica. Va bene tutto. No, nel senso che sì, ecco, magari arrivano i due estremi. Ecco. Cioè, una cosa strana potrebbe essere, che ne so, una minigonna molto corta. Quello sì potrebbe essere strano. Strano, però Oppure ecco l'abito gypsy, perché magari non è la stratendenza da noi. Però, in realtà poi comunque sono degli abiti molto... No, perché si dice, no, quando io mi sposerò con questa cosa, dopo ti sposi fra 20 anni, dopo 20 anni è cambiato tutto, e in realtà... Da chi parla, nel senso che da noi, per esempio, arrivano, perché io sai, lo vorrei nero. Va bene, ci sono problemi. Cioè, noi abiti neri, bianco e nero, blu elettrico, c'è sempre rosso fuoco. Rosso. Cioè, per noi non sono stranezze. Cioè, si fa. La cosa che ci soddisfa di più è che siamo arrivati a vestire la seconda generazione. Ecco questo è bella come cosa. È vero. Ci ha emozionato in una maniera incredibile. Questa deve essere una bella cosa. Emozionantissimo. No? Magari qualcuno che, insomma, figlia di, che sì, la sì, mamma la era... E tanto sono 24 anni, quindi... E bisogna dire anche che negli ultimi anni... L'età media delle spose è un po' tornata a scendere, mentre fino a 3-4 anni fa l'età media era alta, perché era stimata intorno ai 34 anni, media, di media. Spose giovani. Adesso sono tornate le spose giovani, quindi... Ragazze che mettono l'abito della madre o che adattano l'abito della madre, ce ne sono? Sì, sono rare. E lì lavoriamo veramente con tutta la passione del mondo. Lo scorso anno è arrivata una ragazza con un giacchino della Trisnonna. Della Trisnonna? Sì, un giacchino in un pizzo molto particolare,
della Trisnon. Mamma mia. È stato meraviglioso e si è creato l'abito. Sì. Lei infatti ha voluto creare l'abito intorno al giacchino, cioè partendo da questo giacchino abbiamo creato tutto l'abito. Ma è stato per noi la madre, la nonna, lei delicatissimo, perché bisognava stare super attenti, però è stato veramente molto molto emozionante. Avete mai detto un no? Cioè, detto questo non lo facciamo? Sì, sì. Cioè, ci sono stati no. Ci siamo rifiutati. Che non sono in linea con la vostra, insomma, il vostro più che altro, come dicevamo prima, è successo una volta, racconta l'episodio, però senza scendere troppo. No, mi bastava sapere questo. Mia mamma era un no di forma, era un no stilistico. Mia mamma prima di noi, insomma, è sempre stata molto attenta, perché se la sposa è bellissima, raggiante, perfetta, è anche una nostra pubblicità, insomma, perché comunque è il buon risultato, ci mettiamo il viso, cioè ci mettiamo il lavoro, questo ci teniamo. Ci deve essere una riconoscibilità, noi nel senso che molto, no, più o meno. Certo che sì. Un giorno entrò questa ragazza che voleva assolutamente una sirena, però la sua fisicità non glielo permetteva, neanche cercando di. Non era proprio fattibile, sia per altezza che per fisicità. E mia mamma prima ha tentato di dirle, guarda, di consigliarla, forse proviamo questo, proviamo questo. No, io voglio una sirena, io voglio la sirena, ma mia madre ha detto, guarda, se tu vuoi la sirena va a comprare da un'altra parte. Beh, adesso non è che gli ha detto proprio queste parole, però insomma, comunque, gli ha fatto capire. Mi spiace, però io non mi sento di vestirti in questo modo, se vuoi guardarti intorno, perché fai pure. La sposa di Eugenia ha anche un suo... Insomma, una sua firma, un'etica. Abbiamo un'etica, una responsabilità, sicuramente. Adesso questo è veramente un caso limite. No, è stato limite, però era l'episodio, come dire. Però sì. Perché c'è comunque, insomma, una firma di fondo anche. Certo, le nostre spose sono sempre quasi riconoscibili. Sì, ma soprattutto perché c'è tanto amore in quello che facciamo. L'amore che mettiamo nel nostro lavoro è poi un amore che veste la persona anche di tutto punto, cioè veramente stiamo attenti al dettaglio, alla piega, e quindi il risultato deve essere bellissimo a 360 gradi, deve essere bello l'abito, ma deve far risaltare la sposa, cioè non deve essere solo bello il vestito. E noi, questa è la nostra prerogativa, stiamo tanto attenti in questi dettagli, perché le nostre spose devono essere perfette. Nessuno deve mettere bocca. Soprattutto l'abito deve vestire la persona. Allora, traspare dalle parole di Luciana e di Roberta l'amore che hanno per il loro lavoro, la passione che ci mettono, la creatività che spendono nel cucire addosso alla sposa il suo abito, perché è la sposa che deve risaltare, non è tanto l'abito in sé per sé, che è importante, però è il contesto, il total look, quindi le spose che vanno dalla sposa di Eugenia sanno che hanno un abbraccio totale. Vero, un abbraccio in tutti i sensi. E questo abbraccio si potrà concretizzare fra pochi giorni in un evento che vi vedrà protagoniste con la vostra creatività, con i vostri abiti, con il vostro atelier. Quando si tiene questo evento? È un evento speciale, e ormai siamo arrivate alla terza edizione e ne siamo molto orgogliose, perché c'è una grande risposta del pubblico. Quindi il 29 di novembre, dalle 15.30 alle 19.30 domenica. Circa 20, domenica 29 novembre, avremo una sfilata dove presenteremo la nostra collezione Privé 2016 insieme ad altre due firme del settore del Made in Italy, delle quali siamo esclusive e che amiamo in modo particolare perché lavorano esattamente come lavoriamo noi. Quindi con loro possiamo muovere la nostra unicità sulla sposa, andando a cambiare particolari, dettagli, pizze, quindi è come se fosse un'espansione della nostra sartoria. E ne siamo innamorate, quindi vi aspettiamo tutti domenica 29 novembre alle ore 17, ci sarà la sfilata presso l'hotel Excelsior a Pesaro. Ecco, con dei partner importanti, tengo, anche perché sono partner che ormai ci portiamo dietro da tanto tempo, come Creazioni Monica Bomboniere di Pesaro, Luca Genga e Fiorilandia.
Un bacio a Marina. Ecco, quindi c'è una insomma, comunione di intenti tra chi è presente insomma, in questo evento, sì, che certo. Sposa una filosofia, sposa un approccio a un giorno così importante come quello del matrimonio. Certo. E deve essere così, insomma, bisogna che tutto sia orchestrato bene. Ma voi siete delle belle direttrici d'orchestra, insomma, devo dire che vi vedo proprio che insomma, vi piace amiamo dirigere l'inerzia dell'evento, partendo dalla sport. Tra l'altro quest'abito sarà presente lì, quindi lo potranno vedere indossato in tutti i suoi movimenti. Sì, avremo, penso, 10 bellissime. Quanti ne portate? Modelle. 10 ragazze, ma di abiti ne porteremo abbastanza. Non svegliamo tutto, lasciamo qualche curiosità. Comunque sicuramente ogni abito veste una personalità diversa, sicuramente cercheremo di andare a toccare quelle che sono anche un po' le specificità di noi donne, quindi una femminilità più espressa, una femminilità più dolce, un abito un pochino più principesco, un abito un pochino più moderno, quindi cerchiamo di varie sfumature di carattere. Nella nostra collezione sono sempre racchiusi molti caratteri, molte personalità. Bene, ahimè siamo arrivati in fondo alla puntata, il tempo è tiranno come sempre dico io, quando insomma regna la bellezza e il buon gusto, insomma il tempo scorre sempre molto velocemente. Grazie a Luciana e Roberta Ottaviani, la sposa di Eugenio, che sono adesso vedete come lo rimarco bene così non faccio e infatti quello che dobbiamo fare è salutare sicuramente la mamma che a casa ci guarda. Ciao mamma. La saluto anch'io. La signora Eugenia. Oggi non è potuta essere con noi, ma va bene. Il cuore pulsante del nostro stile. Certo. Lei, senza di lei saremmo persi. L'imprinting è stato il suo. La saluto anch'io. Buonasera signora. Insomma, spero che potremo fare conoscenza presto. Io sarò lì all'evento vostro, quindi insomma daremo anche modo ai nostri telespettatori di vedere questa bellissima sfilata. Se la volete vivere dal vivo, andate appunto a Pesaro Hotel Excelsior il 29 novembre, quindi domenica prossima. Bene, grazie per questa puntata di Dopo Cena è tutto, io vi saluto da questi abiti bellissimi che sono accanto a noi, alle prossime, ciao a tutti. Ciao.